Una corretta igiene orale domiciliare, accompagnata da un'igiene orale periodica col tuo igienista di fiducia, è una valida alleata per mantenere un sorriso sano e splendente nel tempo. Ma se non dedichi quotidianamente il tempo necessario alla cura del tuo sorriso, metti a rischio la salute della tua bocca. I residui di cibo, infatti, si accumulano ed essendo ricchi di batteri, possono causare dei grossi problemi, come una fastidiosa alitosi, sino addirittura alla perdita di tutti i denti. Perciò, se vuoi evitare delle brutte conseguenze, non devi assolutamente perderti questo video. Sono la dottoressa Alessandra Masla e oggi ti mostrerò come spazzolare i denti in modo ottimale con lo spazzolino manuale. Per prima cosa, sarebbe meglio se lo scegliessi con le setole morbide o medio morbide. Iniziamo! Sappi che non è la forza che metti a determinare la pulizia del dente, ma la tecnica del movimento. In ogni arcata spazzola delicatamente, compiendo dei piccoli movimenti circolari, dalla gengiva verso il dente. Nell'arcata superiore, quindi, passa lo spazzolino partendo dall'alto verso il basso, mentre nell'arcata inferiore dal basso verso l'alto. Immagina, mentre esegui un movimento, di scacciare via lo sporco. Passa lo spazzolino sia esternamente che internamente. Non dimenticare di pulire la superficie della lingua. Al termine dello spazzolamento generale, con il puliscilingua sfrega delicatamente ai lati e al centro, con dei movimenti che partono dal dorso verso la punta. Ti consiglio inoltre di lavare i denti dopo ogni pasto, almeno 3 volte al giorno, e spazzolare per almeno 2 minuti. Se questi consigli sono stati utili o volessi avere maggiori informazioni, scrivicelo nei commenti. Saremo felici di rispondere a ogni tua domanda.